Salve a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale e benvenuti per quelli che non erano mai ancora stati qua. Io sono Rick, questo è il mio garage e se avete visto l'ultimo video avrete visto l'unboxing di questo strepitoso modello che mi è stato gentilmente inviato da Hobby King. Ringrazio ancora Hobby King e CNHL per sponsorizzare il mio progetto. Oggi in questo video andremo, dopo l'assemblaggio completo del video precedente, a effettuare tutti i collegamenti elettronici dei servi alla ricevente, tutti gli azzeramenti se necessari dei servi. Andremo a vedere come funzionano i flap, i carrelli retrattili, il movimento delle parti mobili e il funzionamento del motore, ovviamente. Prima di proseguire, ci tengo però a precisare che il modello che vedete in questo video non ha la colorazione ufficiale che troverete nel sito Hobby King. Questo perché il modello che è stato inviato a me era un campione in pre-produzione. In seguito poi hanno deciso di cambiare la colorazione leggermente e anche i colori degli stickers. Questo però non implica nulla perché il modello è esattamente lo stesso. Ci tengo solo a precisare questa cosa. Quindi il modello che voi troverete nel sito è quello che vedete in questa foto. Detto questo, vi auguro un buon proseguimento del video. Benissimo, come vi avevo già annunciato nel video precedente, per questo modello sono consigliate batterie che vanno da un range di 5.000 a 6.000 mAh, sempre 6S ovviamente. Io per questo ho scelto queste tre e le proverò tutte e tre per vedere quali sono le migliori in ambito di prestazioni e durata di volo. Adesso andiamo all'installazione della ricevente. Io in questo caso utilizzo Futaba, quindi per gli utilizzatori di Futaba questa parte di video sarà utile. Abbiamo i nostri canali, il primo canale Futaba è sempre Aileron, canale numero 2 Elevator, canale numero 3 Throttle, canale numero 4 Rudder e io poi ho impostato il canale numero 5 come flap e il canale numero 6 come landing gear. Quindi ovviamente per questo modello avete bisogno di una radio e ricevitore a almeno 6 canali. Ok, direi di attaccarla all'incirca qui, bella al centro. Comunque, ragazzi, questo modello ha una fusoliera enorme, quindi qui dentro avete tutto lo spazio del mondo per fare i vostri lavori. Come potete vedere, le antenne sono posizionate 90 gradi l'una dall'altra. Adesso mettiamo una batteria qualsiasi. Ok, proviamo. Adattatore. Andiamo a collegare. Ok, il motore è corretto. Fate sempre attenzione al reverse dei canali, soprattutto a quello del motore. Ok, ragazzi, andiamo a vedere i canali in reverse. Dunque, il motore è corretto, il senso di rotazione dell'elica è giusto. L'unica cosa che ho già notato, a bassi giri si sente, è che l'elica molto probabilmente avrà bisogno di una calibrazione perché non è molto bilanciata. Infatti, quello che io vi consiglio di fare è quello sempre di controllare il bilanciamento delle vostre eliche, perché ad alti numeri di giri si possono creare vibrazioni molto, molto forti e fastidiose. Poi, gli alettoni sono corretti e sembrano anche abbastanza allineati. Trimmerò l'aereo in volo. Poi, ok, l'elevator è reverse. Questo probabilmente dipende dalla radio di ognuno, quindi basta andare in questo caso nel menu Elevator Reverse, cliccare ed ora abbiamo l'elevator corretto. Esatto. Anche il rudder è in reverse, quindi sempre solita procedura. Rudder reverse. Ok. Benissimo, rudder no, rudder molto storto. In questo caso si possono fare due cose: o scollegare il ball link del rudder e lavorare sulla filettatura, o andare direttamente sul subtrim, cosa che è molto più comoda, andare nel canale del rudder e
spostare fino a quando non andiamo al centro. In questo caso ci vuole molto Subtrim. Ora passiamo alla parte inferiore. Ok, io avevo sistemato i flap su questo piccolo canale e i landing gear su questo, come faccio solitamente nella mia radio in tutti i miei modelli. Andiamo a provare i flap. Perfetti, ragazzi, hanno anche la seconda posizione. Guardate, uno e due. Direi che questi possono essere flap da decollo. Andiamo a zoomare. Mentre questi possono essere flap da passaggi lenti. Ok. Ora proviamo i carrelli. Vediamo. Perfetto, ragazzi. Sono abbastanza veloci questi carrelli. Bellissimo, ragazzi. Con queste sospensioni tutte fatte in metallo. Spettacolare, la ruota è molto grande, quindi partenze ed atterraggi da erba non saranno mai un problema. Ancora una volta. Perfetto. Ok, parlando invece di rate, in questo foglio troverete le misure consigliate per il movimento di alettoni, elevator e rudder. Io ho misurato i movimenti che sto utilizzando e utilizzo delle escursioni più elevate, però consiglio per chi non è molto esperto nel pilotaggio di questi modelli di utilizzare i rate raccomandati nel foglio. Per l'elevator, low rate 12 mm, high rate 20 mm di escursione su e giù. Per il rudder, low rate 18 mm, high rate 28 mm, destra e sinistra. Per gli aileron, low rate 10 mm, high rate 15 mm e per i flap 25 e 50 mm. Io adesso vi faccio vedere quelli che utilizzo io, ma non prendeteli come esempio perché potrebbero essere molto alti. Per gli aileron, low rate sono 24 mm e 22 mm e 22 mm. High rate 25 25. Per elevator utilizzo low rate 25 mm, high rate 30 mm. Per il rudder utilizzo low rate 40, high rate 45. I flap io non li ho toccati, li ho lasciati esattamente come li ho trovati di fabbrica, quindi non credo farò nessuna modifica, li lascerò così come li ho trovati. Ripeto, utilizzate i rate forniti nel foglio per non avere problemi. Io li proverò più alti e vi farò sapere come si comporta. Invece per gli esponenziali utilizzo su tutti quanti 60% di esponenziali. Ottimo ragazzi, ora non ci resta che posizionare gli adesivi per il baricentro 145-150 mm dall'attacco alare, cioè questa parte qua. Oggi farò il baricentro sulla misura 145. Ok, ragazzi, quindi andrò a posizionarlo uguale anche di qua. Non è molto difficile. Andiamo a vedere con la batteria che ho messo io che baricentro abbiamo. Ci siamo, ragazzi, è giusto, è neutro. È neutro perché in base a come lo metto. Ok, è neutro. Ora vi faccio vedere come ho trovato questo baricentro con la CNHL Racing Series 5200 mAh. Questo è il baricentro che ho trovato. Ok, CNHL Racing Series 5200 mAh. Ora proviamo la 6200. Sicuramente sarà più spostato indietro. Perfetto, ragazzi. Ho trovato subito il baricentro giusto alla prima posizione.
Ora faccio un segnetto perché non voglio perderlo di vista. Benissimo ragazzi, come potete vedere ho effettuato due segni in corrispondenza dei vari centri che ho trovato con la 5200 mAh e la 6200 mAh. Benissimo ragazzi, il modello è completo, i settaggi sono stati fatti tutti correttamente. Ora diamo di nuovo un'occhiata generale al modello perché è veramente ben fatto, è molto bello. Abbiamo luci di navigazione sui terminali alari, poi ovviamente abbiamo i rudder, elevator, aileron, motore molto potente che va a 6S come ho detto prima. E poi abbiamo la parte inferiore, molto interessante, abbiamo flap, due posizioni, poi la parte più bella è il carrello di atterraggio, guardate che spettacolo, tutto in metallo, sospensioni e ruote enormi per decollare senza problemi da erba. Ora posizioniamo l'aereo sul tavolo, ok. Perfetto ragazzi, che dire, il modello è a posto, è completo. Io ringrazio di nuovo Hobby King e CNHL per il supporto, Hobby King per questo strepitoso modello. Vi lascio tutti i link in descrizione con anche il link del manuale per il montaggio e CNHL il link per acquistare queste batterie fenomenali. Qualsiasi linea scegliete, andate sul sicuro. Quindi restate aggiornati perché a breve ci sarà il video del collaudo. Non vedo l'ora perché questo modello sembra essere molto veloce e molto performante. Staremo a vedere come si comporta. Io per ora vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo la prossima volta con il prossimo video. Ciao a tutti da Rick.